Il comandante ci aveva fatto un bel discorso. Molti di noi però non avevano capito niente perché non parlava la nostra lingua. Avremmo potuto chiederlo a Wolfango, che è del paese del comandante, se il poveretto non avesse perso l'udito alla battaglia di Wassel. Così dovemmo fidarci. E tutti infiammati da quelle parole, riprendemmo la nostra marcia verso il secolare nemico. Noi, per la verità, questo secolare nemico non l'avevamo mai sentito nominare. Ma quando uno ama la giusta causa e viene pagato 3 fiorini la settimana, non deve stare tanto a discutere. Perciò, morte al secolare nemico. Lo coglieremo di sorpresa e gli faremo vedere noi. Noi del castello di Torrechiara non dormivamo mica. Eravamo sempre vigili e attenti secondo l'esempio che ci veniva dall'alto, dal nostro insonne duca, il signore che vegliava sulla nostra pace e sul nostro lavoro e che aveva fatto di quel piccolo paese un grande paese sicuro del suo avvenire. Dovevamo molto al signor duca. Per questo avevamo per lui amore, rispetto e devozione. E se un giorno leggerà queste memorie, spero che mi farà un bel regalo. Sebastiano, corri presto, vieni a vedere. Ehi, sveglia, venite a vedere cosa c'è. Margherita, Margherita, svegliati, fa presto, su. Cosa vuoi? Ci stanno assalendo. Cosa? Li ho visti io, ci ammazzeranno tutti. Ma cosa dici? Chi sono? Su, vestiti. Devo parlare subito al mio padrone. Dorme, non vuole essere disturbato. Non ha chiuso occhio tutta la notte, poverino. Ma via, devo, via. Assolutamente. Via, via. Sì, di là. Vengono su per le vigne. Sono tutti neri, okay, come scarafaggi. Okay. Hanno migliaia di cavalli. Ma dito, ci stanno venendo addosso da tutte le parti. E sono tardi, te lo dico io. C'è qualcuno da te? Fallo venire giù subito. Guerrino, alzati. Alzati, fa presto. Mamma mia, cosa succede? Fregati, Guerrino. Sì, Santa Verde, la guerra! Chi se l'aspettava? C'è la guerra! C'è la guerra! C'è la guerra! Porta zitto te, vieni a casa! Thank you.
I puttani piedi, non fate rumore, di là, devono crederci addormentati. Silenzio! E non fatevi vedere, capito? Piano, piano! Chinati, cretino! Segnale! Pronti? Questi barbari, venderemo cara la pelle. Voi cosa dite di fare? Dio ci aiuterà. Mettiamo tutte le donne in preghiera e accendiamo tutti i ceri. Sì, sì, bene, benissimo. Pregate pure, ma io li voglio vedere tutti morti. Tutti ammazzati! Sono qui! Sono qui! La cenere. Ecco, l'idea di usare la terribile arma della cenere fu proprio delle nostre donne. E fu quella che ci salvò. Per la verità, gettare la cenere negli occhi del nemico non è mica permesso dalle convenzioni gueresche. Ma quando uno deve difendersi dall'invasore, tutti i mezzi sono buoni. La farina! La farina! Buttate la farina! La farina! La farina! Buttiamola negli occhi! Attacchiamoli! Attacchiamoli! Il giorno dopo ci siamo accorti che il nemico aveva sistemato le sue tende nelle nostre vigne. Comodo, comodo. Ma allora cominciò a serpeggiare il sospetto che quelli lì ce l'avevano proprio con noi. Gli daremo una lezione.
armeremo anche i contadini, li sgosseremo tutti, uomini, cavalli, carri, buoi. Mantenete la calma, agite con coscienza, distruggete le tende, ma risparmiate i carri e gli animali. Serviranno ai superstiti per fuggire. Sì, sì, radunate tutti nel cortile, via. Io darò l'esempio, uscirò alla testa del mio popolo. Scappa, vecchio, te l'avete brutta. Cicciara meno, puoi insegnare a me come si fa la guerra? Non bisognava dar tregua all'invasore. Mobilitazione generale. Così ci siamo riuniti tutti nella corte dove, assistiti dalle nostre signore, ci siamo messi addosso le armi di Torrechiara cariche di gloria. Che fossero cariche di gloria non c'era dubbio. Si sentiva anche dal peso. No, ma voglio far culo. To, a te, ciappa, to. Ciappati! Tu! Oh, aia! Aia! Oh, oh, aiuto! Soffo, oh, oh! Aprite, soffo! Mi uccidete, figli di cani! Ve l'avevo detto che mi era diventata stretta! Via, via, via! Fate largo! E fatti là! Eccitati dall'esempio del nostro grande signore, che quando si trattava di combattere non lo teneva più nessuno, ci sentivamo decisi a tutto. Tanto che c'è stato uno che è saltato su a dire: ma non saremo troppo forti. Questo nemico, insomma, ci cominciava a fare un po' pena. Miei cavalieri, miei soldati, sapete bene che io non temo il nemico, ma sarei troppo esposto senza la mia corazza. Mi è diventata un po' stretta. Ma sarete voi la mia corazza e il mio cuore vi seguirà sul campo di battaglia. Sono sicuro che voi, miei prodi guerrieri, combatterete e schianterete il nemico per difendere le vostre case, le vostre donne, le vostre bestie e il vostro signore. Thank you.
abbiamo buscate, tornano indietro. Va a spegnere le altre candele. Disgraziati! Quanti cavalli sono morti? Quasi tutti, mio signore. Solo tre. Siamo rovinati! Non potremo più fare sortite! Siamo imbottigliati! Asini! Guardate come vi hanno ridotto! Rammolliti! Buoni a niente! Violetta, mangia qualcosa. Non ho mica fame, mamma. Come faremo senza tuo padre? Sono sicuro che i miei soldati preferiscono morire piuttosto che dar la finta a quel branco di cani. Manterremo l'assedio. Se le armi non ci bastano, li prenderemo per fame. Sì, comandante, ma molti dei nostri uomini sono morti. E molti sono i feriti. Questi sono i miei ordini. Fopitoi! L'assedio andava per le lunghe. Allora abbiamo pensato di costruirci delle piccole case utilizzando i sassi che quelli lassù ci avevano tirato in testa durante la battaglia. Così un'altra volta imparano. In complesso ci eravamo sistemati proprio bene. Non mancava niente. Giusto qualche donna, semmai. Bistu, buongistu. Che cosa vieni a fare da queste parti? Vorwärts, rühr dich. Los, komm mit uns. Los. Vieni con noi, avanti. Cammina, via. Sieh an, ruhig, bleib stehen. So. Gut, das ist... Na, wird's bald. Schön. Steig runter von dem Klepper. Dummkopf. Vorwärts. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Los! Herr Hauptmann, diesen Kerl haben wir in der Nähe des Lagers gefunden. Che cosa sei venuto a fare qui? Io canto. Andavo al castello a cantare. Posso cantare anche per voi. Buttatelo fuori, questo imbecille! Ich habe euch was zu sagen. Raus! Fort mit dir! Raus! La gentilezza e la cortesia che il comandante usò con quel cantastorie ci stupì. Non lo fece nemmeno impiccare. A forza di stare a letto, certamente si era un po' indebolito. Fritz, bleib ruhig. Oh, halt die Hufe still. Ma non si sa che ti strigle. Su, su, vieni qui, Dolfin. Komm, sei still. Ah, Rani. Ruhig, Fritz. Ehi, guardala, chi è quel tipo? Ja. Ivan. Chi sei? Cosa vuoi? Che cosa fai qui? Lo sai cosa facciamo noi con tipi come te? Ruhig, Fritz, mit den Hufen. Da, da. Голь, как соколи, этот босяк.
Cos'è questo stuc? Cretino, se ste laute, musica. Ah, da dobro. Suona, su. Хороший звук. Ja, gut schon, schön, weiter. Venire, venire con me. Idite samno. Non si stancheranno mai di aspettare. Ma cosa vogliono da me? Non se ne vanno più, non se ne vanno. Hanno deciso di prenderci per fame. Oh, che cretino! E gli ho buttato in testa tutta la mia farina durante la battaglia. Che cretino! Cosa mangerò io tra un po' di giorni? Converrà requisire tutti i viveri che si trovano nelle case del paese e distribuirli in piccole razioni. Ottima idea! Darò subito gli ordini. Paride! Cosa fate? Ladri! Ladri! Demi in tre la mia roba! E ande via, brutto delinquente! Via! Ladri! Oh, la sestera! Una sestera! Datemi le mie galline! Datemi indietro le mie galline! Su, siate buono, lasciatemi mo questo qui. Gertrude, non mettetemi nei guai. Va là, vi si vede in faccia che siete buono. Nascondetelo subito. Ma è un'infamia! Ma è un'infamia! Bene, bene! Qui c'è da mangiare per tutto l'inverno. Ma in paese non hanno più niente. Rassioneremo, rassioneremo. Il popolo se la cava sempre. Questo su, da me. Su, capito? Ehi, ma qui manca il filetto. Mica male. Oggi in umido questa. Quanto? Anche questo, sopra, sopra. Anche questo. Formaggio fa buon sangue. Pane per il popolo. Un po' magrini, eh? Bene, bene. Chiudi bene a chiave, mio amico. In Italia splende perennemente il sole. Così ci disse il re quando siamo partiti. È proprio vero che non ti puoi fidare di nessuno, nemmeno dei re. Il nostro comandante poi aveva parlato di guerra lampo e qui invece non finiva mai e faceva un freddo cane e le giornate più si scorciavano e più sembravano lunghe. Come un bel dì di maggio nello splendente mattino. Come bel maggio no. Nel splendente mantin. Beh, già interdicti da altre giorni. Chi sei l'auto? Avanti. Oggi è gran freddo. Eppure qui c'è caldo, ma è pieno di pulci. Noi ci siamo abituati. Wenigstens hast du jemand, der dir Gesellschaft leistet. Dove hai preso questo zoppo? Lascia stare, me lo ha dato una donna del castello. Sag's lieber, l'hai preso in testa durante la battaglia. Guardate com'è piccolo. Piede piccolo, grossi fianchi. Du bist mein und ich bin dein. Aber hoch, meine Liebesgäterlein, Liebesgäterlein. Chi è là? Cosa fai lì? Vieni dentro! Dove hai imparato questa canzone? Ho girato mezzo mondo. È il mio mestiere. Ne ho imparate di canzoni. Aide, Gleda, bellissimo!
Nascio sam repu, poli repe. Gledaj, gledaj kako je lijepo. Comandir, nasceu sam qui vicino campo rape, sotto neve. Ora basta! Via di qua! Bravo, Vlado! Anche le rape sono un'arma. Come premio ti metterò nelle squadre d'assalto tra i volontari della morte. Te lo sei meritato. Bringim zum Koch! Venur! Quassù a Torre Chiara il morale era sempre alto, semmai lo stomaco era un pochino basso. E poi non tutti collaboravano alla causa comune. I gatti, per esempio, non volevano saperne. Ormai avevano mangiato la foglia e non si lasciavano prendere neanche a morire. Del resto, anche cucinati bene, non sono mica un granché. Nei focolari di Torre Chiara da tempo non bolliva più una pentola. Si era arrivati all'ultimo spicchio d'aglio. E una cipolla doveva bastare per 4 persone. Oramai la campana per la pubblica distribuzione dei viveri suonava soltanto una volta alla settimana. Il nostro beneamato duca, poveretto, faceva del suo meglio e ognuno aveva la sua brava razione di viveri. Una alla volta. Non fate confusione. Oh, state in ordine. A noi ci danno le zampe, le galline, chi le mangia? Loro. Perché? Vorresti mangiarle tu le galline? Violetta, vieni dietro a me. Seguimi. E muoviti. Ma cosa fai? Aspettami che venga anche a me. Ma dove andate? Indietro! Indietro! Fermatevi, indietro! Indietro, ho detto! Indietro! Brutta madre! Lascia! Mi scappè! Mi scappè! Giofra! Ma cos'è? Cosa succede? Mai una volta che si possa mangiare in faccia. Cosa fate? È l'ultima! Correte! Achtu, achtu, posite, prietoli! Da sind wir alle in Verteidigungsstellung gegangen. Alle in voller, ganzer Kriegsrüstung.
Keiner dachte, dass es bloß um ein Hund Hai ging. Hai visto, abbiamo fatto un prigioniero. Se vuoi lo facciamo impiccare. Via! Consegnala al cuoco! Se fanno tanto baccano per una gallina, è chiaro che hanno fame. Applicheremo la guerra dei nervi. Arrostirete un maiale sotto le mura e farete salire l'odore verso il castello. E voi, mai comandante? Oh, guarda che bel maialetto! No, no, io non lo uccido! Uccidami tu, Vlado! Niente per sogno, tu, Berna! No, 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 no! Alza, hai un momento! Senti, io da da qui! Chi tira più lungo uccide maiale! Io voi! Oh, viva, tocca a te, viva, viva. Bene, io uccido, ma mangio io maiale. Così, abbandonata ormai l'idea della guerra lampo, iniziamo la guerra fredda, la guerra dei nervi. Anche questa un'altra invenzione del nostro comandante. Beh. Mo è un maiale quello là. Dio, lo lasceranno lì questa notte. Cosa ti viene in mente, stupida? Filippo! Celestine! Filippo! Eccomi qua! Cosa c'è? Cosa è successo? Sono qui, mio signore! Sono qui! Qualcuno mangia, mi tradisce! Ma non sentite che odore d'arrosto? Cos'è? Agnello? No, signore, mi sembra maiale. Come maiale? Asse li pesco, mi sentono! Paride! Paride! E mandano sull'odore. Ah, vogliono provocarci, eh? Ma cosa fa la gente sugli spalti? Hanno fame. Ma che fame? Dobbiamo mostrarci allegri. Facciamoli cantare, su, vai! Cosa fate lì? Non sapete che siamo in guerra? Su, mostratevi allegri! Cantate! Cantate, ho detto! Da un bel dirlo. Su, canta, va là. Quando viene la primavera, a dispetto delle rosoie, la regina vuol danzare, vuol fare l'amore. Avanti, cantate! Su, cantate forte! Cantate, più forte, avanti! E va via, geloso di qua. Quando viene la primavera, che prendi freddo. Ma dove vai a quest'ora? A casa di Gertrude, ho un bambino che sta poco bene. Se vuoi, puoi restare qui stanotte. Chi c'era con te? Non andrà mica a dire qualcosa. Sta tranquilla. E Sebastiano? Quello non vede mai niente. Ma ti sembra la sera di portare in casa un uomo? E se fa la spia? Su, sbrighiamoci.
così tanto? Hai paura? C'è freddo, eh? Tu hai paura? Mamma mia. Quello che è successo quella notte lo siamo venuti a sapere molto dopo. Altrimenti lo avremmo impedito. Senza dir niente a nessuno, Gertrude, Rosa e Margherita uscirono fuori dalle mura. Attenti a non cadere. Prendi e non dire niente a nessuno. Della carne. E dove l'hai presa? Non te lo puoi neanche immaginare. Vieni, vieni dentro, non c'è nessuno. Ciabba. To, anche a te. Oh, Ivan, was machst du? Machst du dir den Bart? Bist du verrückt? Lasst mich auf Pacoio! Perché ti fai bello? Tanto sei brutto lo stesso. Amore mio, ti fai bello forse per me? Quanti misteri! Ubirai ti schiorto! Eravamo ai primi di febbraio. Ivan da qualche giorno era cambiato, si faceva la barba, si lavava. Insomma, faceva un sacco di stranezze. Vuoi vedere, pensammo che si butta a fare il matto per andare a casa in licenza. E invece... Rimetti subito a posto quel che hai preso. Shhh, balziti, vi dite a voi.
vi dirò un grande segreto. Grande segreto. Venite, venite. Venite. Meine Zwiebel. Wer hat die Zwiebel genommen? Wo sind meine Zwiebel? Wer hat die Zwiebel gesehen? Sei bella come una rosa. Sei bello come un roso. No. Sei bella come una rosa. Sei bello come rosa. Sei a me imparare parole, amori, non lui. Wo sind meine Zwiebel zum Teufel, verfluchtes Luder? Cosa vuoi imparare tu? Non capisci ni ci vuoi. Avete visto l'eccesso di cipolla, gente? Ubiresc certo. La mia vita per un bacio. Mia vita per bacio. Guarda. Dai, Rosa, dai. Mamma mia! Ah, Ivan, ieri ti stia! Dove è stara? Oh, Margherita, sei bella come una rosa. Non paura, io ti voglio bene. Votti bene, vasmi, vasmi. E tu, non hai niente da darmi? Priediti, priediti dentro. Vi daremo tutto quello che volete. Sì, venite, venite. Abbiamo tanta roba da mangiare. Venite, venite. Dormono tutti, nessuno ci vede. Sei bella come una rosa. Adesso dammi un bacio. Altro che matto, Ivan. S'erano messi a fraternizzare con le donne nemiche, lui e Vlado. Ecco come stavano le cose. Se l'avesse saputo il comandante erano guai. Proibito fraternizzare, l'aveva detto chiaro. Ma il peggio era che quei due farabutti a noi non ci invitavano mica. Vlado poi, quel pivello. Sembrava che pensasse soltanto alle rape. Vuoi mangiare? Ti do fare? Prendi. Ma cosa? Guarda, sono le rape dei nostri campi. Vieni, vieni qua. Siediti vicino a me, su. Come ti chiami? No! Ivan! Cosa c'è? Cosa succede qui? Oh, le donne! Margherita e Gertrude. Oh, bene, bene. Siete venute dal castello. Come avete fatto? Volete mangiare qualcosa? Tieni. È pane nero da soldati, ma è buono. Perché non lo mangi? Lo porto ai miei bambini. Bambini? 3 bambini. Avevo anch'io una casa e dei bambini. Poi la guerra e da tanti anni non li vedo più. Margherita, vieni, vieni qui. Guarda. Ah no, basta, solo mangiare, mangiare, кушать. Adesso basta. Что они думают? Издеваться над нами, обманывать нас своим жеманством? Margherita! 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 Cosa ci farà? Vlado! Oh. Taie! È scappata Margherita! Vieni con me, idiomi scatio! Arrangiti, non dovevi farla scappare! Stai qui con me. Che amico! Ma quando andrete via? Non so. Io sono un soldato.
E i soldati non sanno mai niente. Devono solo fare la guerra. Intanto però ci fate morire di fame. Проклятая женщина. Oh. Она убежала. Dov'è Margherita? Я не знаю. L'avranno presa? No, qui dormono tutti. Sarà andata a casa. Povera me, se ci scoprono siamo rovinati. Aspetta, t'accompagno io. E poi mi è venuto vicino. Allora io ho spento il lume e sono scappata via. Sembrava cattivo, ma io non avevo paura di lui. È grande, biondo, con gli occhi celesti. Oh, io sarei morto di paura. E voi siete la peggiore perché siete la più vecchia. Vivi, per impestare al paese, le vostre figlie se ne accorgeranno quando non ci sarà più neanche uno straccio d'uomo che le prenda su. Maledetta voi e la vostra razza. La mia, sbraier. E poi vi verranno dietro e ci ammazzeranno tutti. Adesso lasciatemi parlare. State calmo, Giovanni. La vostra Margherita non l'ha toccata nessuno. Adesso parlate. Però avete mangiato la roba che vi ha portato a casa. Non l'ho neanche assaggiata la vostra roba. Non fate tanto baccano. Ma se non c'eravamo noi, sareste tutti morti di fame. E voi cosa gli avete dato? Cosa credete? Loro sono meglio di voi. Magari ragion, ma Margherita non sorte più. Prendete. Avete fame? Mangiate. Ho sentito l'odore. Vuoi ammazzarlo qui? Dai, dai, cosa vuoi aspettare? E quando se ne accorgono? Sempre meglio che morire di fame. Su, prendilo per il collo e tienilo fermo. Dai, non perdiamo tempo. Stanno ammazzando il tuo cavallo. Corri, mio signore, corri! Il mio cavallo! Maledetti! Non c'è più religione! Se li prendo, li strozzo con le mie mani! Vignati! Vignati! Se li prendo, li strozzo con le mie mani! Corri dietro! Poveri, cosa ti hanno fatto? Volevano farti la pelle. Andiamo, vieni con me, ti porto al sicuro, andiamo. Bricconi! Bricconi, se li prendo! Vedi a che punto siamo arrivati. Bisogna che ci facciamo sentire. Hai fame, poverino? Mangia, mangia. Anch'io ho fame. Ma domani mi sentiranno. Lo so, avete fame. Ma è meglio mangiare dei topi, delle lucertole, piuttosto che cedere alle lusinghe dell'appetito. In mezzo a voi si nasconde un traditore che ha attentato alla vita del mio cavallo. In questo modo voi fate il gioco del nemico, di questi barbari assetati di sangue. Pensate che cosa farebbero alle vostre donne se riuscissero un giorno a mettergli le mani addosso. Ho finito. Parole sante. Va bene, ma qui a forza di parole sante dove vogliamo arrivare? Fare il duca così sono buoni tutti. E naturalmente le donne continuavano a fare di testa loro. Margherita. 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 Non sorte Margherita stasera. Cosa aspetti a dare a letto? Non ho sonno. Cosa sei dietro a fare? Faccio un paio di calze. Per chi sono? Per la nonna. Ma queste qui sono da uomo. Va a letto! Fila! Dai, vieni giù. Spicciati. Parlate piano. Mio padre è ancora sveglio. È un bel tipo anche tuo padre. Voglio vedere io fra qualche giorno. Si stancherà pure di tirar la cinghia.
Rosa, su, fa presto. Vengo, vengo. Sta fermo. Lo sai, Vlado, che siamo in guerra e siamo nemici. Non dovrei fidarmi tanto di te. Parla piano. Chi vuoi che mi senta? Il comandante è malato e non dorme mai. E allora domani sera tornate, eh? Sai, dobbiamo stare attenti. È un guaio se se ne accorgono. Ma questo è di Violetta. Dove l'hai preso? Chi è essere Violetta? Violetta è una mia amica. Dammelo, glielo riporto no, io. No, questo è mio. Io dare Violetta. Io vedere Violetta. Questo Violetta. Ma come? Un anello. Ah, dimenticavo, ho portato del vino per voi. Ah, Zerkut. Хорошая организация. Ной бери, вой манджаре. Аме, аме. Буоно, мульто буоно. О, не abbiamo tanto al castello. Delle fossi alte così. Zandarovia, portare, portare ancora. Piano, il comandante. Пускай черт идет командир. Мне наплевать на него. Sono stufo di questo pagliaccio. Se vuoi proprio ammirarla, falla mettere un altro la tua corazza. Idiota! Non sai quanti vorrebbero portare la mia corazza. Ma cosa vuoi che servano questi arnesi? Vedrai a cosa serviranno. Le mie armi hanno sempre sparso il terrore e la morte e continueranno a spargere sangue perché la guerra è vita e senza armi gli uomini sono dei vermi. Ivan, Bernardo, Vlado e Heinrich si erano messi addirittura a praticare il mercato nero con le donne del castello. Questo per dei buoni soldati, anche se mercenari, non è serio. Qui se si spargeva la voce ci giocavamo la reputazione tutti quanti. Heinrich, lega il maiale. Davai, davai. Verfluchter Schwein, ui. Zitto porco di un maiale. Vlado, brus. Prendi сюда. Давай, давай, спешите. Piano, piano, non scuotetela tanto. Facciamo le cose per bene e dividiamolo in parti uguali. Vieni, vieni dentro, vieni a bere anche tu. So, bevi, bevi, canterai meglio. Vlado, venite, venite, ce n'è per tutti. Bevi anche tu. Gehen wir los. Qui, venire tutti qui. Tutti a bere. Keine Arbeit. Nichts. Andate a vedere!
Cosa succede? Coraggio, bevete anche voi, da forza e allegria. Vogliamo può fare. Silenzio! È tutto l'inverno che dormiamo da soli! Adesso basta! Andiamo dentro al castello e prendiamo tutte le donne! Prendete! Alle armi! Vi comando io! Sono donne! È primavera! Avanti, avanti! Venti, Leiter! Lumangri, auf! Marsch, marsch! Viva! Porco mondo, tira su te! Porca pulenta! Mi alzerò io adesso! Ah. Uscimi! Uscimi adesso! Venite a vedere! Forza, Harry! Il tuo zoccoletto cerca il tuo piede! Aspettate! Cosa fanno i miei soldati? Assaltano il castello! Sembrano un branco di tigri! Come? Come? Senza mio comando? Ma cosa è successo ai miei soldati? Via, via! Vado solo! Asini, cretini, morti di fame! Muovetevi! Mamma mia! Arma Flav! Guarda, guarda, c'è anche un morto. È finito. Torno indietro. Hai visto senza di me cosa succede? Se non fossi ferito, vedrebbero. Ci sono anche dei morti. Alla fine il conto lo fanno sempre i becchini. Povero Vlado. Accidenti, adesso è la volta che moriamo di fame davvero. Non sembravano neanche cattive. Secondo me è stato il comandante. Se venivano dentro però, vedevi te. Che disastro. Chi ha più il coraggio di uscire adesso? Mi hanno detto che anche le guardie non hanno più niente da mettere sotto i denti. Ma finché lui ha da mangiare, la guerra va avanti. Ah, sicuro. Dì, mamma. Quando un uomo regala un anello, cosa vuol dire? Margherita! 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 Ivan! E allora? Nessuno? Nessuno.
Su, su, suona qualcosa. Per i begli occhi a lungo sono, per i begli... No, no, più amore! Per la mia dolce piaga penetrò nel cuore, penetrò nel cuore e terrà sempre amore. Per i begli occhi a lungo sono, per i begli occhi penetrò. Uff, ma io me ne vado. Suonare, suonare ancora. Hanno detto che scendono se promettete di star buoni. Noi sempre buoni. Molto buoni noi. Allora, falle venire subito. Tu puoi andare adesso. Come vuoi. Oh, finalmente! Perché non siete venuti prima? Cosa avete portato? Oh, lascia stare, lascia stare. Cattiva. E Vlado, dov'è? Bisogno di noi. Anche voi avete bisogno di noi. Alzati su, lasciami pulire per terra. Sembra proprio un porcino. Margherita, non scappare. Vieni qui. Dammi un bacio. Su, smettila. Un bacio, solo. Alzati, alzati su, ma va fuori adesso, così mettiamo un po' d'ordine in casa. Ma su. Adesso basta. Va fuori anche tu. Cosa aspettavi qui? Ci hanno mandato fuori. Possiamo entrare? Sei la donna più bella, più dolce del mondo. No, ma basta. Sei davvero brava. Basta. Mi ricordi mia moglie. Mi fa girare la testa. Basta col mangiare. Vieni vicino a me. Oh, ma io ho fame. Lascia me, che non sei capace. Allora ti aiuto. Prendi rosmarino, è dentro il cesto. Margherita. Violetta, perché non venire, Violetta? Sai, Violetta ha la mamma un po' all'antica. Надоедливый ты человек. Sempre con questa storia di Violetta. Lasciaci un po' in pace. Vai via. Via. Thank you.
via, schnell! Venite qui, presto, presto! C'è una donna laggiù nel cimitero, date l'allarme, portatela qui, schnell! Chi sei? Che fai qui? Vieni con noi, via! Los, come! Los! Ecco il nostro capitano, guardate com'è bella. Die Frau ist eine Spionin. Frauen sind alle Spionin. Le donne sono tutte spie. E i miei soldati sanno come si trattano le spie. I soldati sono soldati. E i miei soldati sono soldati più degli altri soldati. Via! Via, raus! Comandante, matto! Oh, non aver paura, bella! Altro che ammazzarla! Sì, andiamo che è tardi. Tu dire a Violetta domani qui essere grande ballo. Lui suonare, voi portare donne. E Rosa dov'è? Rosa stare qui, amica. È proprio matta, eh? Violetta, vieni con noi stasera? Ah, sì. Beh, cosa c'è? Lasciate venire. Violetta non esce senza di me. Su, andiamo, mamma. Su, vieni. E perché non venite anche voi? Su, vieni. E va bene, va pur là. La faccenda del ballo era un po' grossa e il comandante non l'avrebbe mandata giù. Ma ci pensò Heinrich, mettendogli del papavero nel rancio per farlo dormire. Perché, diciamo la verità, sarà stato anche una bella tempra di combattente il nostro comandante, ma era anche una bella tempra di scocciatore. Oramai, da Torre Chiara al campo c'era un sentiero battuto e al ballo erano venute quasi tutte le donne. Alcune non erano molto convinte di quello che facevano, ma la presenza di qualche madre era sufficiente a mettere gli animi in pace. Quanto alle sentinelle del castello, dormivano giorno e notte per risparmiare le ultime preziose energie. Violetta! Torniamo a ballare. Cosa hai? Non sei contenta? Andiamo fuori.
Quando è finita la guerra, tu parti e io non ti vedo più. Ma io ho imparato a lavorare nei campi. Io sto bene qui. Non vado più a fare la guerra. Non ci credo, ecco. Guarda, guarda. Guarda. Che cos'è, una rana? No, è la luna. Ballare? Mamma, possiamo ballare? Sieh mal an, Mann, da möchte ich auch noch mal jung sein. Andiamo, andiamo. Violetta, vieni subito. Sta vicino a me. Siamo già arrivati alla coda? Era una bestia magra, c'era poco da stare allegri. Avanti! Oh. Avete sentito che musica stanotte? E adesso, che cosa dobbiamo fare? Non ti preoccupare, vogliono provocarci. Va, va dai soldati, oggi falli mangiare. Vattene, lasciami solo. Ce la mettiamo su per il naso, quella roba lì? Hai ragione, che faccio? Vedi, un canker tutte le volte un po' meno. Come finirà sta storia? Silenzio! Ringraziatevi se oggi mangiate. C'è uno che sta male, ha bisogno dei sacramenti, sta proprio a me. Buona donna, sto digiunando da 4 giorni. Coraggio, vi aiuterò io. Ma dov'è questo malato? Che? E cos'è tutta questa gente? Perdonatemi, fra Sigismondo. C'è qui un giovane che vorrebbe sposare mia figlia. Sposarsi? Cosa vi salta in testa? Vi sembra proprio il momento giusto? Dio mio, queste ragazze moderne. Ma chi è questo giovane? Io non l'ho mai visto.
È un bravo giovane. Ich heiße Heinrich. Ich bin Deutscher und ich will Violetta heiraten. Ma questo è uno di quelli laggiù. Inginocchiatevi. Dio non ha nemici nel mondo. Il suo amore non ha confini. Come ti chiami? Heinrich Lindstein. Heinrich Lindstein, vuoi prendere tu per sposa la qui presente Violetta di Pietro secondo il rito di Santa Madre Chiesa? Sì. Violetta di Pietro, vuoi tu prendere per sposo il qui presente Heinrich Lindstein secondo il rito di Santa Madre Chiesa? Sì. Ego coniungo vos in matrimonium in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Viva gli sposi! Viva! Vieni, prendi, oggi grande allegria. Bevi, bevi. Rosi, Rosi. Sì. Rosi, Bernardo. Basta, basta, ormai è mia. Adesso lasciatela a me. Vieni, vieni, Violetta. Viva Violetta! Hai guardato bene? Non c'è niente? Proprio niente? Neanche una crosta di formaggio, poverino. Addio, Celestina, abbracciami. Hai abbracciato un eroe. Poverino. Stai attento, mio signore, stai attento. Ma non fare tante storie. Sono stanco, io taglio la corda. In piedi, in piedi. Su, presto, andata. Miei soldati e cavalieri, è giunto il momento che non c'è più niente da mangiare, neanche una crosta di formaggio. Avete patito la fame per molti mesi, ma anche la fame è un'arma. Piomberemo sui nemici come dei lupi affamati e dopo la vittoria faremo un grande banchetto, perché io... Seguitemi. Succede.
sei? Cosa vuoi da me? Ah, scappi, scappi! Hai paura, porco! L'anima a Dio, ci sei, non mi scappi più! Aiuto! Aiuto! Mamma mia! Aiuto! No! 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 Ormai sei mio! Ma cosa vuoi da me? Aspetta un momento! Stai buono! Aspetta! Su, mettiamoci d'accordo, facciamo la pace! Guarda, sono anche le donne! Le donne! Oh! Margherita! L'assedio di Torre Chiara. A volere essere sinceri, io l'avevo capito subito che andava a finire così. Beh, ma io allora? Io no? Ma io l'ho sempre detto. Purtroppo queste cose si sanno invece soltanto dopo. Su, su, non pensiamoci più e mettiamoci al lavoro. Qui c'è un nuovo paese da sistemare. A proposito, come lo vogliamo chiamare? Beh, chiamiamola Torre Chiara di Sotto.